Virtus e Macron hanno rinnovato l'accordo di partnership tecnica fino al 2025, prossimi sei anni, quindi l'azienda bolognese vestirà la sega freddo sia nella versione maschile che nella neonata squadra femminile. Luca Baraldi, che tornerà ad assumere le deleghe di gestione del CDA di Virtus Pallacanestro, ci spiega perché. La Virtus femminile nasce grazie al merito che queste ragazze hanno avuto della ex Mattei Plast di vincere per la seconda volta il campionato. Il dottor Zanetti, leggendo il giornale, ha letto insieme a me questa notizia e da quel momento abbiamo deciso che a Bologna non potevamo perdere questa possibilità di fare la uno con le donne. Se siamo Basket City lo dobbiamo essere nei fatti e non solo nelle parole, per cui mettendo una mano sul cuore e una sul portafogli, perché chiaramente è un investimento importante, abbiamo deciso di dare spazio anche a questa iniziativa nella quale io personalmente credo molto, l'ho voluta fortissimamente e ringrazio il dottor Zanetti che mi ha dato questa possibilità. Baraldi ha ammesso contatti giornalieri con Milos Teodosic e al tempo stesso la volontà di ingaggiare un top player per la prossima stagione. La volontà del dottor Zanetti è quella di mettere Virtus in condizione di avere un top player, ma non solamente nello stipendio, ma anche per quello che ha fatto o che potrà fare. Pertanto stiamo lavorando per quello. Mi auguro che questo accada e spero che accada entro la metà di luglio, perché è da quel giocatore che poi nasce la costruzione della squadra. Abbiamo chiuso gli italiani e questo è già un fatto importante in anticipo rispetto a tanti altri. E poi comunque il mercato è sempre aperto, siamo vigili anche sugli italiani. Da lì poi dobbiamo costruire il resto della squadra. L'obiettivo è quello di costruire una Virtus più competitiva per la prossima stagione in Italia e in Europa. L'obiettivo è quello di almeno di arrivare ai playoff, e poi è chiaro che se parliamo di giocatori top, l'obiettivo che ha il mio presidente dato 2 anni fa o 3 anni fa, era quello in 5 anni di vincere lo scudetto, prossimo anno almeno arrivare nelle prime 4.